Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati in questo nuovo video su questo canale dove siete, dove siamo. Buongiorno, buonasera. Allora, oggi non farò un video tutorial, ma volevo parlarvi di una cosa che sto facendo, un mio progetto personale, un'idea che ho da qualche anno, la sto sviluppando, portando avanti. Fatico a fare video tutorial, sono lunghi, lenti, ci va tempo, quindi non riesco a farli proprio così costantemente. Vi porto per un attimo dentro la mia attività ed è un progetto che ho fatto un po' per migliorare le mie conoscenze. Un po' perché volevo farlo. Cercavo da tempo un'app del genere, non la trovavo, ho detto la faccio io, così metto insieme tutte le cose, no? E quest'app si chiama Typewrite. Tutto è nato un po' d'anni fa, quando ho iniziato a... Mi metto comodo intanto, così vi racconto la storia di quest'app. Ho iniziato a sperimentare un pochino le chiamate Ajax in PHP 5-6 anni fa. E avevo creato una piccola app per le note che si chiamava AlbiNotes, pensate che fantasia di nome, e lo usavo solamente io però perché era sul mio server, ma piaceva a me, lo usavo soltanto io. Ho sempre voluto un'app per le note io, che non ho mai trovato online purtroppo. Apple Note è la più che mi piace, però purtroppo funziona soltanto sui Mac. E io uso sovente anche il mio PC con Linux e quindi non posso leggere, cioè posso leggere andando su iCloud.com, però è brutto, non è così, un'esperienza così carina. Ho usato per un sacco di tempo Simple Note, che è la mia app per note preferita in assoluto, però il Markdown, specie da mobile, dal telefono, è un po' casinato, devi ricordarti i termini e tutto. Preferivo avere un rich text editor, diciamo, quindi un editor dove seleziona la frase o la parola e mi compare un pop-up, dove posso selezionare bold, italic, h2, h3, queste cose qua. Non tante cose, più che altro il grassetto, un elenco puntato e numerato, i titoli h1, h2, queste cose qua, per avere un minimo di idee. Io sono uno che lavora molto stile, ce l'ho qua, sì, molto colorato però, molto cartaceo anche, però portarmi sempre dietro il quaderno intanto me lo dimentico a casa, quindi volevo ritrovare la stessa soddisfazione che ti può dare un quaderno cartaceo, online. Alla fine io scrivevo con la penna, scrivo cose e basta. Il tablet non mi piace disegnare, scrivere a mano libera perché è una calligrafia veramente orrenda. Quindi cosa ho pensato di fare? Ho pensato di creare un simple note, praticamente, con un rich text editor, più o meno. Quindi questa è l'idea. Vi porto sul computer e vi mostro a che punto sono arrivato. Allora, qui ho creato un piccolo siterello, ma più che altro era per me stesso, per darmi un'idea un pochino del layout, del sistema grafico che poteva avere l'app e tutto, delle features che potesse avere. E qui ho fatto un piccolo video che dovrebbe... Ok, si è piantato il caricamento, ok. Questo come il funzionamento dell'app. Ma andiamo online. Allora, qua si può anche già provare su questo sito, però... Non lo pubblicizzo ancora e vi dico di non farlo perché è ancora un po' baghettosa. L'ho messa su per provarla io personalmente. Vi porto a vedere in locale come è fatta. Perché online questa versione qua è una versione vecchia, adesso l'ho riscritta tutta quanta in Laravel praticamente. Prima era sul mio framework mio, ma ho pensato bene di passare a uno standard più comune e diffuso. Quindi, a breve sarà online, però volevo già mostrarvela così potete magari avere qualche feedback da voi, se può aver senso o meno. Questa schermata di login l'ho riciclata da Orange CMS, che è il CMS mio personale sviluppato da me, è un sistema di gestione dei contenuti, quindi ce l'avevo lì e me la sono riciclata. Facciamo registrati, così entriamo, apriamoci su una mailhog, altrimenti niente. Mettiamo una mail, mettiamo ASDF, chioccio, anzi, mail di test.it, così sono sicuro che non c'è. L'username... Mettiamone uno, probabilmente lo toglierò l'username e metterò solamente l'email perché non me ne frega niente di avere un username, posso usare l'indirizzo email come username, tra l'altro sarà univoca. Ciao ciao, come password, molto sicura, qua accetti i termini, qui ancora in italiano perché come dicevo riciclato, devo ancora tradurlo. Però andiamo a vedere solamente come funziona, ok, e vediamo subito buttati dentro. Farò, c'è un sistema di verifica, se vedete qua, ok, invia la mail di verifica. Lo metterò probabilmente prima di dare l'accesso diretto all'app, magari ci sarà un pop-up e verifica la mail per poter... Non lo so, non so ancora bene come gestirlo, vedrò, ci penseremo. Comunque questa è l'app in sé, vedete molto molto basica, basilare e semplice. Allora c'è il dark mode o day mode, non so come volete. Cestino, si può già di stampare e qua mi dice due o tre informazioni sulla nota in corso. Creiamone subito una, titolo, ciao,
e testo. Ho voluto differenziare la nota in titolo e testo perché è l'idea mia, a me piace di più così, rispetto che avere soltanto testo, preferisco avere un titolo separato, sia come gestione database che posso utilizzarlo per ricercare, sia anche a livello visivo, tanto ogni nota avrà un titolo che sia anche nota di testo o comunque note veloci, e poi così almeno lo autoevidenzia e poi qua sotto posso scriverci quello che va, comprare il pane, fare... Diventiamo Google Girl, ok, fare la qualcosa, vedete? Posso così mettermi un elenco puntato o elenco numerato, che è una cosa che non ho trovato da nessun altro editor. Questa è quella che volevo avere io. Qua sotto poi ci scrivo portare a spasso il cane, poi seleziono, ci faccio un bold, posso anche fare, vedete, Command B per boldarlo. Andiamo magari là. White mode, ok, si nota di più. Qui devo ancora sistemare un attimino tutti i tag per fare montare meglio la preview, però vedete, l'idea è questa. Togliamo il bold e andiamo avanti a scrivere. Qui adesso mi dirà che lo... E questo devo aggiornarlo, vedete, lo sto, cioè se ci fosse un refresh dovrebbe darmelo. Eccolo qua, creata, aggiornata. 8 parole e 59 caratteri, un conteggio del genere. Qua sotto è già previsto l'utilizzo di tag, che per ora è ancora in fase di sviluppo. Vedete, tag c'è solo generali, ma doesn't work, non funziona perché è in fase di sviluppo. Creiamo un'altra. Due. Sono veramente dislessico sulla tastiera ultimamente, voglio scrivere troppo veloce e divento dislessico. Ok, vedete, adesso me l'ha formattata giusta perché utilizzo un sistema... In pratica è tutto jQuery mischiato a PHP, quindi tante volte facendo refresh tutto funziona. Ogni tanto quando non fai refresh devo ancora sistemare un paio di buggettini. E qui se andiamo a cercare, vedete, mi fa la prova. Mi trova quello che metto pane, mi trova la nota che c'è pane dentro. Cancelliamola, trasciamola, cioè se faccio cestino lui me la butta in automatico qua dentro il trash. So che sono nel trash perché ho messo quest'icona qui, che non so se è centratissima, devo ancora sistemarlo. Qualcosina. Questa è trashata qui soltanto nel trash. Se andiamo nel All Notes, vedete qua ci sono quattro icone. Quando andiamo nel cestino mi spunta quest'icona in più che è per fare il ripristino. Quindi se io ci schiaccio sopra, me la, ok, sono, vedete, mi sono tornato dentro All Notes, è sparito quel cestino e me l'ha ripristinata. Se andiamo in trash sarà vuoto. Torniamo pure su All Notes, ritrasciamola e una volta trasciata posso andare a cancellarla del tutto. Adesso qui c'è un alert molto base di JavaScript, magari in futuro una suite add, ma neanche perché un po' l'idea sotto quest'app è di tenerla molto molto minimal, molto molto basica. Quello che deve fare è solamente farmi scrivere delle note con un rich text editor. Dentro il trash logicamente non posso modificare la nota, vedete, non posso assolutamente scriverla. Per poterla modificare devo ripristinarla. Trash solamente per evitare di buttare via cose che poi servono. C'è la possibilità di stampare la nota. Ci metto un pochino, ecco qua, la si può stampare se serve. E inoltre ho creato ancora una piccola schermata con i settings. Come dicevo, l'username lo toglierò, tanto poi l'ho messo non modificabile perché non ha senso e non mi serve, quindi terremo solamente l'email e la password. L'email non so se fare è un sistema che quando l'aggiorni, prima di aggiornarla ti fa la verifica e poi te l'aggiorna sarebbe meglio, però è un pochino più incasinato. Diciamo che in questa fase 0, fase alfa, a breve andrà online, penso all'inizio dell'anno prossimo. In questa fase alfa non nasce ancora così, qui uno può modificarla e poi se sbagli a scrivere la mail sono fatti i tuoi. Poi vedremo come sistemarla. Sto creando anche un export che permette di esportare tutte le note su un file CSV, vedete? E così me le trovo, posso esportarle e utilizzarle come altro voglio. In futuro farò anche un import magari, non lo so se può avere senso, se uno volesse importarsi da un CSV in note, non è così difficile. E un sistema di logout poi che mi butta fuori. E via. Quello che non vi ho fatto vedere ancora, avrei dovuto farlo vedere prima, però sono uno sconclusionato, è questo. Vedete queste iconcine? Quello che, non, che molte app delle note non hanno anche, vediamo non nel trash ma nell'all notes,
una distraction, no distraction mode, come si può chiamare. Allora, qui l'ho creata in due modi. Una è questa, che mi toglie la barra laterale e mi lascia soltanto la nota, e io però posso vedere quanti caratteri ho messo, posso cambiare day o dark mode, e voilà. Un'altra invece, quella proprio focus mode, è questa che mi toglie tutto quanto, mi lascia soltanto la mia bella nota. E non ci posso, e io posso scrivere tranquillamente senza fare nient'altro. L'unica cosa che vedo è il rich text editor, diciamo, quando evidenzio una frase. Ho deciso di usarlo in questo modo, che si dice in modo bubble, quindi creando una bolla sopra, perché così, in questa modalità qua, no distraction, non so come focus mode, non ho niente, ho la pagina completamente vuota, completamente libera. E in futuro, quest'app diventerà un'app vera e propria, adesso una web app soltanto, diventerà un'applicazione installabile, e quindi uno avrebbe con la Focus Mode il suo bel programma senza preferiti, schede, cavolate varie, senza vedere niente di ingombrante, ma soltanto il foglio bianco di carta scritto. Essendo una web app, sarà cross platform. E quindi andrà dappertutto, non ci saranno problemi, sarà compatibile con Windows, Mac e Linux. Presumo che utilizzerò Electron per trasformare da app a web app, ma ci sto ancora pensando. Intanto cominciamo a farlo funzionare come web app e vediamo come gira, se può avere senso o meno. E voilà, questo è un po' un overview generale della mia app per le note, che penso andrà online, adesso sto registrando il 27 novembre, andrà online. Se tutto va bene a gennaio 2024, non ho un piano di business dietro, non c'è niente, è una cosa mia personale, un progetto mio, diventerà open source, al momento non sono ancora pronto per renderla pubblica, per rendere pubblico il codice, ma lo sarà. Sarà hostata sul mio server, sarà utilizzabile da chiunque gratuitamente, magari perché comunque il server è mio, costa, oltre alla manutenzione, costa proprio la gestione. Il provider devo pagarlo, utilizzo Etzner in questo caso per questo progetto qui, così mi bel server in Germania, e prendere un server ARM presumo ARM. Magari farò un piano, non mi piace tipo Standard Notes, che per avere la formattazione paghi, altrimenti no. La mia idea per ora, se arriverò mai a sviluppare un piano di pagamento, sarà quella di avere magari 100 note gratis, e poi se vuoi vendere di più allora ti costerà, beh, 10 euro all'anno, 1 euro al mese, una cosa del genere. Non esageratamente, ma giusto per contribuire al lavoro che c'è dietro, che comunque sono 4-5 anni che ci lavoro. In realtà che ci lavoro veramente molto meno, però l'idea è maturata nel tempo e si è ingrandita. Il nome per ora mi piace, Typewrite, perché volevo che ricordasse la macchina da scrivere, quindi una cosa molto molto minimal. Tutti i software che ci abbiamo adesso fanno mille cose, ma alla fine quando devo prendere note o scrivere delle cose devo essere andato a scrivere. Io lo uso anche per lavoro, là, per le note tantissimo, perché i task manager mi incasinano più la vita che altro, no? Prendi il task, sposto di qua, di là, no, io ho l'app per le note, scrivo quello che devo fare, me lo sposto sopra, vi faccio vedere com'è. Non per tutti i progetti, però per i progetti base faccio così. Da fare, fatto, metto un H1 e poi qua mettiamo così. Vedete qua nell'anteprima devo sistemarlo, ora vi faccio vedere poi come dovrebbe essere. Da fare, quindi mettere online type create app, anche scritto male, però quello devo fare male, deploy GitHub. Poi altre cose, e poi tipo una volta che faccio questo io faccio il taglio e incolla, e faccio molto prima rispetto a spostare, creare, mettere tag e cose varie. Posso farne una per Typewrite, una per mio sito, e vado avanti così, e io mi trovo molto bene così, molto meglio così, con le cose proprio un foglio bianco, e faccio io quel cavolo che voglio rispetto ad avere mille cose già preconfigurate fatte con la testa di altre persone. Questa è una cosa mia, di me stesso, vedete, così dovrebbe essere l'anteprima. Non così, non questa, bensì questa. Ok, è un sistema di refresh che devo andare a sistemare, migliorare, ottimizzare. Fatemi sapere cosa ne pensate. Non ve la faccio ancora provare, come dicevo, c'è già una versione, però non è ancora funzionale al massimo. Più che altro una pre-alfa, diciamo.
A breve andrà online la versione vera, quindi potete provarla e dirmi la vostra opinione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto questa piccola overview spero possa esservi interessata e se è stato interessante per voi, e vedremo come va avanti, così vi terrò anche partecipi di questo mio progetto personale, questa avventura che vorrei portare avanti. Vediamo come va. Alla prossima, buon codice a tutti. Non dimenticatevi di farmi sapere cosa ne pensate, perché è quello che mi interessa in assoluto. E poi se vi è piaciuto questo video, vi piace la programmazione, tutto, commenti, mi piace, iscrizione, sapete voi come si fa su questa piattaforma. Au revoir, alla prochaine.